no, devi ripeterlo adesso. Io voglio che racconti di sé. Ce l'hai fatta Filip! Grande! Mamma mia! Grazie! Ho questo! Che tempo! Un giornalista va a cercare il microfono. Vieni. Allora, facciamo salva. Allora, salvo la traccia. Ok, salvata. Signor Filippo, ci sono le sue impressioni a caldo. Mamma mia, era veramente forte. La prima tranche delle tre, alla partenza di mezzaluna, sono arrivato a 13:10. Quindi proprio veloce. E la seconda tranche avevo il colica, dovevo leggermente rallentare perché non riuscivo più a respirare, e alla base di Zuckerplatte sono arrivato a 30 e 40 secondi. Da dove nasce questa esperienza? È caduto dal seggiolone da piccolo? Sì, mi sa che anche ho sbattuto forte con la testa, secondo me. Sì.
semplicemente un'enorme passione per questo tipo di movimento. È la cosa più bella, che l'esperienza più bella che io abbia mai sperimentato. E mi sento estremamente libero, nonostante la sofferenza che è legata a questo tipo di sforzo, perché il corpo vuole rallentare e tu vuoi spingere. È un continuo conflitto, però la libertà che c'è durante una cosa del genere, fare una via di 8 ore in 42 minuti, no, è una cosa troppo bella, è la cosa più bella. La ovviamente seconda sfida, tra l'altro, che lanciamo, oltre a quella di battere il suo record, perché chiaramente questo record ormai è un invito a batterlo per tutti, e a battere il record di tenere sul sasso così tanto tempo che non posso più giocare la palla.